Questo programma è presentato da Antica Norcineria di Lattanti Franco e Figli. Amici degli spettatori, bentornati all'appuntamento con Istituzione Cittadini. Vi presento l'ospite di oggi, è Davide Porrello, vicepresidente del Consiglio regionale 5 Stelle. Buon pomeriggio. E allora, partiamo un attimo dall'Europa e poi scendiamo sul Lazio. Partiamo da lontano e poi ci avviciniamo sì. Un po'. No, ma anche perché secondo... Facciamo qualche considerazione su 5 Stelle. No? Questa, sì. Tutta questa situazione sta portando a una ridiscussione di come strutturarvi voi all'interno, perché in fondo gli eventi dal secondo Conte in poi stanno dimostrando che c'è una necessità, no? Di una strutturazione che riparta dal basso, che su alcune vicende non si può dire, se non sei d'accordo, le caccio, servono degli organi dove dentro poter discutere, trovare momenti di sintesi. Che, no? Diciamo che questo tipo di ragionamento era già partito, perché se ci ricordiamo prima dell'emergenza Covid già era stato annunciato quello che era gli stati generali del Movimento 5 Stelle, quindi c'è un'esigenza, è stata individuata già da tempo un'esigenza di dover rimettere un po', non dico in gioco, ma in discussione alcuni funzionamenti interni, a partire dal capo politico, piuttosto che una struttura, diciamo, un po' più ampia che dirigesse le varie aree del Movimento 5 Stelle. Quindi diciamo che un ripensamento c'era già stato. Il Covid ha semplicemente fatto sì che non è stato permesso questo tipo di discussione interna, che comunque, guardate, c'è, è viva e, diciamo così, non è ancora messa a sistema, ma diciamo che già diverse parti si parlano, si cercano idee, si proporranno. Insomma, diciamo che è un fermento, diciamo che è stato un attimo messo da parte le esigenze Covid, ma che comunque era già partito e c'è. Quindi sì, diciamo che in un momento si vuole non ristrutturare, ma quantomeno ricalibrare in base alle esigenze che sono venuti fuori. È chiaro che si cresce, il Movimento 5 Stelle era partito già nel 2008, non si chiamava Movimento 5 Stelle, nel 2010 ha fatto i primi consiglieri regionali in Emilia Romagna, in Piemonte, ed era un altro Movimento 5 Stelle, era un Movimento 5 Stelle che, diciamo, piccolo, che ancora non aveva tanti eletti nelle istituzioni e nelle varie istituzioni. Dal 2012 in poi, con i primi sindaci che sono stati Movimento 5 Stelle, diciamo così, ancora si era piccoli, non si capivano tante dinamiche necessarie, che non significa diventare partito o cose del genere, significa semplicemente rimettere in sesto alcune filiere, alcuni processi, diciamo così, proprio anche di convivenza, come si diceva, piuttosto che di tenuta anche nei confronti dell'esterno. Perché c'hai tanto paura di questa parola partito? Ma non è una paura, è più una convinzione, cioè non è una paura la parola partito, non è una paura. Il problema, sapete, qual è? È che questa parola nel tempo ha preso un'accezione talmente negativa, che negativa non è, perché partito significa è partito, cioè separato, partito, cioè nel senso... Appartenere a una parte. Esattamente, insomma. Appartenere a una parte. Anche noi apparteniamo a una parte del Movimento 5 Stelle, che in teoria potrebbe essere già sinonimo di partito. Il problema è che non abbiamo mai voluto riconoscere il movimento, non abbiamo mai voluto accostare la parola partito alla parola movimento, perché il movimento nasce per, non dico sconfiggere i paladini della giustizia, no,
ma per forse riformare quella parola partito, cioè togliere quelle accezioni negative che dagli anni 80, 90 fino agli anni 2000 questa parola sempre più ha preso, quindi a tutte quelle accezioni negative. Quindi non si è voluto accostare la parola movimento alla parola partito per questo motivo. Poi se tu uno analizza la parola partito che appartenere a una parte, è chiaro che il movimento, Certo. noi appartengo al movimento, Sì, no, c'è ma una so, sai, parte. so, soprattutto intesa da quale punto di vista? E cioè, i partiti nella prima, la famigerata prima Repubblica comunque costituivano un momento di intermediazione, no? Tra quella che era la volontà dei cittadini e le istituzioni, Sì. eccetera. Tangentopoli. Fra le tante cose che ha prodotto, buone o cattive, poi ognuno le giudica come meglio crede, però una cosa sicuramente ha prodotto, ha cancellato questa fase e ha accentuato molto l'aspetto del leaderismo, no? Tutti si riconoscono nel capo assoluto e unico. Tant'è vero che io scherzando dico, immaginate nella prima Repubblica il Partito Comunista per Berlinguer Premier o un No, partito della no, Democrazia Cristiana esatto, oggi invece è per... diverso, oggi si dice Berlusconi presidente, Esatto, e da quel oppure... momento, no, è partito tutto questo tipo di... che però è indebolito, secondo me, il rapporto cittadino-istituzioni. L'ha cambiato sicuramente, perché è chiaro che se tutti si riconoscono in uno, o c'è quell'uno o non c'è più nulla. E quindi questo qui è un punto di debolezza sicuramente. Quindi siamo passati da partito al leaderismo. Giustamente uno dice bisogna tornare a quell'intermediazione, ma e qui nasce la parola movimento. Perché non è nata la parola partito di nuovo? Perché, ripeto, perché quella parola è sfociata, diciamo così, quella parola nell'immaginario della popolazione, dei cittadini, è sfociata nel famoso Tangentopoli e tutto 90, 93, 94, tutta quella faccenda lì. Ora, è vero, siamo passati all'idealismo, ma se vogliamo tornare a un rapporto politica-cittadino, ecco, la parola nuova, per non riprendere quella parola che era finita male, diciamola Ma così, adesso è al di stata là movimento. dell'aspetto lessicale, no? Perché poi dietro le parole ci sono i contenuti, Sì, speriamo, certo. soprattutto. E sul territorio questa situazione si è sentita che è venuta a mancare. Ma infatti il Perché... movimento quando nasce proprio dal basso e nasce da una spinta del territorio, sui temi Perfettamente. del Che però non può territorio. rimanere legata soltanto al banchetto che si apre sulla piazza del quartiere, no? C'è bisogno di un momento, anche di fronte a delle situazioni nelle quali ci sono opinioni diverse, prima di ditte caccio, vediamo se dentro un comitato direttivo provinciale No, lo questo, diamo guardate, come. questo avviene. Ora, noi chi è che cacciamo? Cacciamo l'eletto di solito, non è che cacciamo l'attivista che mette il banchetto in piazza. No, Non è, no, ancora non è certo. successo quello. Cacciamo, Ancora ancora non non è successo. Cacciamo l'eletto, ma perché lo cacciamo? È pure brutto di cacciare, però sì, però è questo. Perché? Perché quando all'interno di un consenso, che può essere anche il gruppo parlamentare o il gruppo regionale, si prendono delle decisioni e queste decisioni vengono prese a maggioranza, quindi c'è un aspetto di democraticità, di discussione all'interno dei, per esempio, dei vari gruppi parlamentari, diciamo politici, parlamentari o regionali. E il singolo alla fine vuole continuare a portare avanti la sua idea, che è risultata minoritaria all'interno di quella che è stata una discussione democratica di un gruppo parlamentare, consigliere, quello Però vedi che qual è la è, a quel differenza? punto non capisci più perché quel tizio deve, determinato tizio deve rimanere a far parte di quel gruppo. Però vedi la differenza qual è rispetto a quello che erano le organizzazioni, i partiti? No, forse l'unico che è rimasto da questo punto di vista è il PD, un po' lo Leo, insomma, ma forse qualcosa anche in Fratelli d'Italia. Non puoi circoscrivere tutto e soltanto ai gruppi degli eletti, no? Perché i comitati direttivi normalmente erano una rappresentazione, no, il Esatto. comitato direttivo romano era una rappresentazione più Anche, larga, che andava al esattamente. di là, anzi diventava il punto di riferimento per l'eletto addirittura, no? Sì, una volta, guarda, io non è che la Prima Repubblica l'ho vissuta da bambino, diciamo così, diciamo quasi adolescente, ecco, tra bambino e Però adolescente. ti Ed era rendi vero conto questo, nel che senso che... manca questo tipo no, di intermediazione che non Guardate, queste deve essere sono... fatta solo dall'eletto? Questo, allora, no, io ho spiegato semplicemente quando c'era la dipartita di qualcuno
che non avviene per partito, cioè perché no, no, c'è, di ma sé, c'è, non ma è perché dissenti, perché l'opinione di ciascuno conta, specialmente se viene manifestata all'interno di, appunto, di una assemblea, diciamo così. Quindi non è che si caccia a prescindere. Ci sono possiamo sembrare un po' matti, ma in realtà proprio matti non siamo, nel senso che la cacciata del singolo non c'è perché hai detto un qualcosa, perché tu quel qualcosa lo puoi dire, lo devi dire, all'interno giustamente delle assemblee. Io non penso che neanche nella Prima Repubblica il Berlinguer di turno, quando il partito gli diceva facciamo questa cosa, il Berlinguer di turno permetteva di dire qualcosa di diverso anche se l'idea non era quella. È chiaro che se Berlinguer all'epoca avesse detto qualcosa di diverso rispetto al direttivo, non penso che il direttivo l'avesse lasciato all'interno del partito. Però voglio dire, quel tipo di analisi e di momento di confronto... Ecco, poi quel momento di confronto va aumentato, certo. Non era solo riferito all'eletto, no? Anzi, c'era una rappresentatività dove aveva la preminenza addirittura organismi dove magari dentro la maggior parte non erano eletti. Non erano eletti, no? E su quello è d'accordo. Però era rappresentativo della realtà di chiamiamo un movimento, un partito che sia, no? E quello è un modello che non è sbagliato, secondo me, ma... Che a mio modo di vedere ha accentuato molto l'esasperazione del leaderismo, proprio, del capo solo in assoluto. Sì, questo è successo dal 94 in poi, quando... Sì. E dove tutti ci sono... All'epoca fu Berlusconi... Non c'è nessuno che non ci sia caduto, no? All'epoca mi ricordo Berlusconi fece quei 30 milioni di volantini... Berlusconi presidente. Ma io mi ricordo ancora da bambino, adolescente, insomma, quell'età lì, che arrivò a casa un opuscolo che celebrava la figura di Silvio Berlusconi come grande presidente del Milan, grande imprenditore. Cioè, da lì è partita l'accentrare tutto in mano a una persona. Il leaderismo parte con Berlusconi e con questa... Poi c'è Di Pietro, Casini... ci stanno tutti, perché tutti hanno messo il nome proprio, anche nelle elezioni comunali o regionali. Non credo nel Lazio, anche nel Lazio credo. Anche il Partito Democratico ancora mette il nome del presidente. PD, Zingaretti presidente, adesso ho visto il simbolo del PD nelle Marche, piuttosto che sotto c'è scritto... Comunque rimane ancora questa... Oddio, questo è un po' dato dal fatto detto PD per del sistema elettorale che pone questo. Ma questo ha fatto venire meno molto la struttura interna e la discussione interna e la partecipazione anche, a mio modo di dire. Ecco, sempre più larga, no? Cioè, il movimento nasce per riportare il cittadino al centro dell'istituzione, cioè riprendere quel dialogo che è mancato per tanto tempo tra... chi veniva eletto e chi rimaneva fuori. Cioè, c'era quella sorta di divisione quasi netta. Il movimento, quando nasce e diventa un po' più, come dire, appetibile sul territorio, più riconoscibile sul territorio, vuole colmare quella distanza che si era creata con il leaderismo. Quindi sentite questa esigenza, insomma, quantomeno di ridiscutere questo tipo. Ma ripeto, c'era già in programma di farlo a marzo. Perché diciamo qualcosa di adesso più grande. Non voglio essere cattivo con Porrero, ma la vicenda del quarto municipio, no? Cioè 15 persone che dicono preferiamo andarcene e probabilmente non faremo più i consiglieri municipali, ma non siamo più d'accordo. Lì ci doveva essere un momento della struttura di partito organizzata che diceva fermate i giochi, ecco, adesso probabilmente venite qui, lì discutiamo. La struttura che c'è in piedi, perché oggi sapete che noi funzioniamo sui facilitatori, no? Quindi la struttura dei facilitatori, piuttosto che qualcosa che manca, non è riuscita a trovare quel momento di sintesi tra i 15 consiglieri che tutti insieme si sono dimessi e il presidente e la giunta municipale. Ecco, lì secondo me c'è stato un momento, ecco, lì abbiamo probabilmente non abbiamo messo in campo tutti quegli strumenti anche dialettici, democratici, di confronto che forse dovevano essere messi in campo tempo prima, perché i segnali purtroppo arrivano, poi bisogna saperli interpretare i segnali. Ci sono stati dei segnali un po' prima, non sono stati interpretati, sono stati un po' lasciati troppo a quella sfera, quindi mantenuti all'interno della sfera municipale, che poi hanno portato naturalmente a quell'epilogo, che non è un epilogo bello, diciamo, anche da raccontare. Al di là delle ragioni, dire c'ha ragione il Presidente, c'ha ragione i 15 consiglieri. Io non parlo di ragioni, parlo semplicemente che quella situazione non è stata né bella da vedere né bella da raccontare. Al di là poi di chi avesse effettivamente ragione
nel sfiduciare o nel mantenere il punto. Senti, andiamo adesso un po' più all'aspetto politico, poi arriviamo alle problematiche regionali e che cosa è accaduto anche durante tutto il periodo, ahimè, che dura ancora del corona. E a livello politico però c'è stato anche un profondo ripensamento, no? Penso adesso alla vicenda europea, no? 5 Stelle fino a qualche tempo fa si era avvicinato addirittura a Farage, no? Più che avvicinato era il gruppo parlamentare europeo della passata legislatura, era con Categra EFFD. Cioè con colui che era contro l'Europa, no? Poi si arriva al voto invece per nominare la Presidente della Commissione europea e i voti di 5 Stelle sono stati determinanti, addirittura quella della nomina della Ursula, come amo chiamarla io, perché mi dà proprio l'idea anche fisicamente questo nome che corrisponde alla figura. No? E voglio dire, anche questi tipo di cambiamenti che ci stanno dentro un movimento politico, nella discussione, nel dibattito, nella ricchezza delle opinioni, c'è la necessità di un organismo dove queste cose vengono discusse, perché tu non puoi passare se non fai la figura di Salvini, non puoi passare direttamente dai gilet gialli, no? Come c'è stato un momento in questo senso qui, e poi invece diventare difensori dell'Europa, no? Perché su queste sono linee strategiche di talmente grande respiro dove il cambiamento non può essere così repentino, no? No, io sono d'accordo con questa visione, tant'è che appunto un altro punto da dover redimere è che vogliamo fare da grande, nel senso che, guarda, io parlo molto francamente perché è inutile stare a fare il giro di parole per dire poi un concetto, nel senso, oggi il Movimento 5 Stelle si vede, diciamo così, coadiuvato dal PD nelle elezioni e nel condurre il governo nazionale. E questo diciamo così a livello nazionale. Se andiamo a guardare gli altri livelli indistintamente, c'è una non omogeneità di comportamento che porta gli stessi elettori, ma anche gli stessi attivisti e componenti del movimento a essere un po' come di frastornati. E essere frastornati diventa ancora più accentuato quando in una competizione di tipo regionale, come quelle che ci saranno tra poco, si vede il movimento accostato di nuovo, simulando, imitando la compagine nazionale in certe regioni, e da altre parti no. Allora, il discorso è, vogliamo totalmente smarrirci oppure si fa una scelta di campo, che io adesso non so qual è quella giusta. Io non so se quella giusta scelta di campo è prendere il movimento e spostarlo a sinistra, o prendere il movimento e spostarlo a destra, o prendere il movimento e lasciarlo lì dov'è. Però una scelta va fatta, perché se io a livello nazionale faccio una cosa, a livello regionale in alcune parti faccio una cosa, in altre ne faccio altre, se a livello comunale non si è manifestato ancora nulla, ma si manifesteranno ma dipende quindi dall'alleanza nazionale o dipende da un percorso? Perché se dipende da un'alleanza nazionale, da una alleanza nazionale che non è il partito, certo, ma certo, da una, certo. Così, come dire, una visione comune a livello nazionale, se cambio visione comune, che facciamo? Ricambiamo tutte le alleanze? E allora che cos'è questa alleanza? Un'alleanza di scopo o un'alleanza di contenuti e di futuro? Cioè, per questo dico che vedo un po' di miopismo, e qua lo vedo sia da parte del Movimento 5 Stelle, di smarrimento, sia da parte anche del PD, per esempio in questo caso devo parlare del PD perché con loro stiamo. Non si capisce dove si vuole andare, e questo non capire, secondo me, sta portando a tanti riflessioni. Guardate oggi stesso che cosa è successo, che Paragone, che era uno dei punti di diamante del Movimento 5 Stelle al Senato, visto che non lo stanno troppo a sentire e probabilmente si è sentito scansato da alcune decisioni, se ne esce e fa Italexit, con ripercussioni immediate su tutti i livelli, tant'è che oggi la presidente del municipio sesto, Monica Lozzi, non mi ricordo se settimo, subito passa con questo nuovo movimento e viene indicato come candidato sindaco a Roma
di questo movimento. Chiedo scusa, ma andiamo subito alla pubblicità, perché quello che ci sta dicendo allora, Porrello è importante. Cioè, Paragone è uscito dal Movimento 5 Stelle e ha annunciato la formazione di un nuovo partito, Italexit. E la Lozzi ha aderito? E questa mattina Paragone stessa ha annunciato Monica Lozzi, candidata presidente a Roma per questo movimento. Ora io non so quanto Monica Lozzi fosse a conoscenza di questa cosa, non ho letto ancora smentite da parte sua, però si capisce che che basta poco per creare scompiglio. Tu hai posto dei problemi molto interessanti sui quali entriamo subito dopo la pubblicità, però io adesso andiamo alla pubblicità, ma pregherei la regia, se ci riusciamo, a chiamare Monica Lozzi, perché la sentiamo subito. Va bene, andiamo alla pubblicità intanto. MG 2007 Restauri Edili SRL. Ristrutturazione appartamenti, impianti idraulici ed elettrici, opere di pittura, manutenzione. Via Orazio 31 00 193 Roma. Telefono 338 26 88 132 oppure 338 63 53 321 mg.2007@outlook.it. Ragazzi, venite con me, voglio andare a vedere queste cose. Questo che è? Qui abbiamo il cotechino. Un lonzino, cotechino, marmellata. Da Lattanzi? Sì, da Lattanzi. Oh, questa è tutta roba che la trovi da... Mamma mia, che buono. Da Lattanzi. Così mi piace. Adesso scappa. Ma quanta gente da Lattanzi, fanno fila piccoli e grandi per imbandire cene e pranzi. C'è chi compra prima, c'è chi compra dopo, ma quel che conta è che tutto costa poco. Antica Norcineria di Lattanzi Franco e Figli, via Casilina, chilometro 21 e 600, laghetto di Montecompatri, telefono 06 94 76 055 www.antica-norcineria.com. MG 2007 Restauri Edili SRL. Ristrutturazione appartamenti, impianti idraulici ed elettrici, opere di pittura, manutenzione. Via Orazio 31 00 193 Roma. Telefono 338 26 88 132 oppure 338 63 53 321 mg.2007@outlook.it. Mi
mia nonna li attaccava per aria e diceva, ma perché nonna attacca i prosciutti in cantina così? Perché così vanno tenuti. Io ad esempio sbaglio, metto sempre il salame nel frigo e dopo un po' mi vengono fuori dei salami che sembrano pezzi di marmo. Il salame andrebbe attaccato su come qua, vedi? E si mantiene bello morbido. Se davanti al negozio di lattanzi passerai, guardati intorno e distinto come Andrea Roncato entrerai. Antica Norcineria di Lattanzi Franco e Figli, via Casilina, chilometro 21 e 600, laghetto di Montecompatri. Telefono 06 94 76 055. www.antica-norcineria.com. Bene, ritorniamo con Davide Porrello, vicepresidente del Consiglio regionale 5 Stelle. E prima della pubblicità, poi stiamo cercando anche la presidente del settimo municipio, anche per le novità che ci ha appena annunciato Porrello, che peraltro... Dai giornali. Quindi novità... Non è un'opinione sua. No. Io leggo. Vediamo, basta. Insomma, la verifichiamo. Però, dicevo, Porrello ha detto delle cose interessanti che secondo me alla fine però portano a ulteriori domande, no? Perché quello che lui dice, alla fine, questo voler mettere insieme tante anime diverse, che è stato il progetto iniziale 5 Stelle, ricordo le frasi di Grillo, noi siamo fascisti, comunisti, democristiani, tutto, siamo tutto, perché raccogliamo quel dissenso che è profondo e c'è, esiste tra gli elettori. Però poi vai al governo, sei portato a fare delle scelte e alla fine, nel momento in cui governi, non puoi più soltanto fare portavoce, devi anche essere qualcuno che dà una linea e tutte quelle anime che appunto Grillo diceva di voler mettere insieme, le contraddizioni inevitabilmente emergono, no? Come è giusto che sia, nel senso che ognuno ha una visione della società da costruire diversa dall'altro. E tutto ciò alla fine porta a una scelta di campo, cioè oggi possiamo dire, prendiamo riferimento europeo, tre posizioni, i liberal-conservatori, no? il PPE, il riferimento della vecchia Democrazia Cristiana, per dirla, per farci comprendere un po' da tutti, sì, poi ci stanno i Verdi, i liberali, eccetera. Poi PPE e PSE sono due grandi gruppi. I due riferimenti sono PPE e i socialdemocratici, i socialisti. PSE, sì. E poi adesso il terzo, quello più pericoloso di tutti, che sono i sovranisti. Sì. No? Che però li sono un po' spacchettati, perché c'è ALDE, c'è CR, insomma, sono perfettamente. Un po'... Voglio dire, tutta questa roba qui, poi ecco, quando arrivi in Europa devi scegliere, no? E da qui la contraddizione che dicevo poco fa, magari parti che vuoi essere d'accordo per l'uscita, poi ti rendi conto che non è possibile e voti addirittura invece una candidata come la Ursula, no? E ci sarà un momento di verità dentro di voi da questo punto di vista che dovrà per forza esplodere. Penso che prima o poi arriverà il momento. Cioè arriverà adesso il momento... le stesse regionali, no? Questa, scusami, la stessa differenziazione. Sì. In Lombardia facciamo l'accordo col centro-sinistra, in Puglia presentiamo il candidato nostro, che però potrebbe significare che fai vincere il centrodestra. Quindi c'è una contraddizione in termini in quanto... No. Sì, no, ripeto, cioè, la contraddizione è proprio qui, nel senso che a meno che non si voglia dire dove si perde andiamo insieme e dove si vince ognuno per conto suo, tanto vinco io... questo però non è un ragionamento che però non è, e non può essere neanche non accettato. È la posizione di 5 non Stelle, perché non c'è la forza noi. Di poter dire vinco da solo, no? Ce l'abbiamo avuta, io spero che il momento ce l'abbia ancora, diciamo così, la possibilità di poter esprimere non solo consiglieri d'opposizione ma anche ma per quello che è il sistema elettorale delle regionali anche, no? Sì, cioè noi soffriamo, cioè il Movimento 5 Stelle storicamente soffre quando c'è, diciamo così, i sistemi a coalizione. È chiaro che da soli facciamo più fatica, anche se qualche volta si è verificato la vittoria in qualche comune, però quindi mai a livello dove i sistemi sono simili, cioè comuni e regioni, abbiamo fatto sempre qualcosa ai comuni in determinate situazioni e mai a livello regionale. E appunto qui dobbiamo capire a livello regionale che se dobbiamo essere, che non era sbagliato, mantenere la nostra identità, pur sapendo che ci abbiamo tantissime difficoltà, oppure modificando un po', diciamo così, gli assetti,
la famosa apertura alle liste civiche, che è già stata votata, diciamo così, sulla nostra piattaforma, che è passata, quindi c'è la possibilità di affiancare altri simboli al Movimento 5 Stelle ai vari livelli, anche, penso anche al regionale, perché quella era più sul comunale, ma penso sul regionale c'è la stessa validità. Oppure, ecco, pure non è possibile comunque fare di ogni caso una, secondo me, perché così creiamo soltanto come dire, confusione, non diamo una linea, non siamo identici dappertutto. E rischi anche di non avere rappresentanza. E se vai da solo il rischio c'è sempre, anche se a livello regionale diciamo che per fortuna ancora riusciamo a superare quelle soglie che permettono almeno di mettere qualche consigliere in opposizione, quindi ancora quello lo riusciamo ad ottenere. Lì il discorso è se vuoi passare da, ecco, con difficoltà magari riesci pure a vincere, ma con difficoltà lo sappiamo, lì è capire se vuoi passare a un livello di identità, identitario, quindi rimani con la tua identità separato dagli altri e dici nonostante tutto mettiamo l'opposizione, rimaniamo in opposizione, oppure dire c'è un ragionamento di campo, c'è un ragionamento di finalità, si sceglie di far parte di una convinzione sugli obiettivi da voler raggiungere e a quel punto probabilmente fra le tante coalizioni salta fuori poi anche il tuo candidato che vince magari la competizione regionale. Cioè, siamo oramai usciti, secondo me, e chiedo la tua opinione, da quella posizione che io ricordo in un paio di trasmissioni, all'epoca era consigliere regionale, un vostro consigliere regionale, avvocato, un piccolino qui, capito? Gianluca Perilli. Esattamente. Che adesso è capogruppo al Senato. È capogruppo al Senato. Sì. L'ho sentito l'altro giorno e ti assicuro, insomma, con tutto il rispetto, perché è persona gradevolissima, mi veniva da sorridere perché quando venne nell'ultima trasmissione qui a Istituzione Cittadini io gli dicevo ma che alleanza volete fare? Perché noi vinceremo da soli. Così, però insomma questo può essere un bellissimo sogno. Questa era una convinzione sogno. Che ci avevamo tutti però, cioè, vuol dire, è una convinzione che abbiamo coltivato ma noi non faremo fino alleanza... all'ultimo secondo, fino all'ultimo minuto di campagna elettorale. Però ricordo che disse noi non faremo nessuna alleanza finché non arriveremo al 51% da soli. Mi ricordo questa frase che disse, dico beh il tempo ne passerà perché in Italia neanche la DC c'è riuscita ai tempi era loro. Al 40 adesso, alle ultime elezioni passava al 40,1 per sì, 40,1 con l'attuale. Noi ci siamo andati vicino però. No, però poi... Abbiamo mancato di poco, no, però abbiamo mancato però se, di tanto. Era quel poco che il Partito Repubblicano consentiva la DC di fare i governi. È il sistema Italia, che uno col 3% ti faceva cascare i governi, perché era quello o che ti dava... O te li faceva fare. O te li faceva... Cioè, prima te li faceva fare, poi te li faceva cascare. Quindi, da quel meccanismo oramai sei usciti, perché poi, con tutto quel tipo di mentalità, sei andato a fare il governo con Beh, ma il meccanismo non è cambiato, è cambiato soltanto... Sono cambiate alcune regole, ma il meccanismo è identico. Perché alla fine noi abbiamo portato al governo... Siamo andati al governo sempre noi che eravamo i vincitori, questo lo dicono i dati, quindi non esattamente, c'è... quindi siamo stati vincitori di quella tornata elettorale. Abbiamo portato al governo prima chi è arrivato terzo, chi è arrivato secondo e poi chi è arrivato terzo, quindi ci siamo, il concetto non è cambiato rispetto al partitino, i repubblicani che ti facevano fare il governo. Stavolta ci hanno fatto fare il governo prima l'accordo, diciamo così, su col contratto di governo con la Lega, poi il contratto di governo è andato per l'aria e è partito il secondo contratto di governo. Poi andiamo alle questioni regionali, però questo ti porta a considerare che cosa? Quello che dicevamo poco fa, cioè hai fatto due cose, una diversa dall'altra obiettivamente rispetto Sì, esatto, ma nel principio è identica, nel senso, il principio qual era? Da soli non governiamo? No, benissimo. Da questo punto di vista certo. Si creano le condizioni, quindi i punti su cui agire e si va a governare. Però dal punto di vista dei programmi, del tipo di alleanza, eccetera, sono due cose che dicono... Abbiamo dovuto scrivere un contratto di governo che nella prima fase il PD non ha voluto sottoscrivere, diciamo così. Perché noi all'inizio abbiamo proposto lo stesso... quasi lo stesso identico e lo stesso contratto di governo al PD e alla Lega. Il PD però probabilmente per vendicarsi del niente dei 5 anni prima... Secondo me non è stato un errore politico profondo. Tu non puoi presentare lo stesso programma a due realtà. Non era lo stesso, erano i punti nostri su cui si voleva ragionare. E io presento, i miei punti sono questi con te, sono questi con lui.
se sono i miei però, punti. Adesso abbandonando un attimo il passato, tutto ciò porta a dire che cosa? Che comunque le soluzioni che ha dato il primo governo Conte non sono quelle del secondo, no? Marciano su due linee di comportamento, di alleanze, di riferimenti internazionali completamente normale, diversi. Cambia, no? L'alleato, cambia anche, certo. Come dire, l'approccio cambia. E da qui, ripeto, poi veramente andiamo sì. ai programmi regionali, porta alla contraddizione di quelle due anime, di quelle tre anime che dentro di voi alla fine come fanno a stare insieme rispetto sempre a cose così diverse? Allora, io capisco, perché io faccio sempre l'esempio della calamita, no? Noi siamo, diciamo, la polvere di ferro, che è sensibile più a... non è così nella fisica, quindi mi scuso subito, l'esempio poco fisico. Tra l'altro ce lo dice l'ingegnere, però quando ci avviciniamo più alla calamita di destra, le particelle che erano sensibili a destra si spostano e sono contente. Poi tu ti avvicini a sinistra, e quindi quelle rimangono polarizzate da là. Poi ti avvicini a sinistra e le particelle di sinistra sono contente, ma in realtà dentro hai creato un allontanamento, perché... Certo. Ora, quindi, però, per fare questo e mantenere insieme tutto, la vecchia grande democrazia cristiana che riusciva a mettere dentro Scelva e Don Accattenne, implode la cosa. Esattamente, oppure implode. No, io spero che il movimento non imploda, lo spero perché comunque è una realtà nuova, veramente... Si era basato su principi diversi, stiamo ancora cercando di portare un qualcosa di diverso all'interno della politica. E devo dire che l'aspetto istituzionale tra ante movimento e post movimento un pochettino è cambiato. È cambiato nel modo di affrontare alcuni discorsi, rimborsi piuttosto. Cioè, qualche cosa di buono alla fine lo stiamo portando. Poi cambiare il sistema è ancora lunga, però diciamo che. Qualche cosa abbiamo sortito all'interno della, diciamo così, ecco, io spero che il movimento rimanga integro affinché possa essere sempre quell'elemento di possa essere sempre l'asintoto dove la politica si deve avvicinare, che mai lo toccherà, perché mi rendo conto che mai toccheremo, quindi saremo sempre asintoto per la politica. Ecco, però ci deve essere, perché altrimenti quella curva non si avvicinerà mai neanche all'infinito a noi o ai nuovi concetti che vorremmo portare. E spero che queste divisioni interne alla fine si superino con questo tipo di visione, cioè con la consapevolezza che siamo o che vogliamo essere appunto un qualcosa che sproni tutto il resto a cambiare. Ecco, io spero che si rimanga in piedi solo per questo motivo. Poi ripeto, poi il futuro eccolo, e tra poco vedremo anche... Poi siamo nelle mani dell'Europa ancora di più oggi. Poi vediamo quanti paragoni usciranno, quanti altri... faranno, cioè usciranno e si porteranno via quelle piccole percentuali, perché poi alla fine la realtà è questa. Questo mi dispiace dirlo, cioè nel senso che il movimento è stato un qualcosa di nuovo per la politica, ma contemporaneamente è stato qualcosa di difficile da gestire al proprio interno. Il paragone di turno, che non si vede forse più troppo osannato dal movimento, prende, esce e ti fa il movimentino al 3%. Cioè, il problema è che il movimento non deve creare osannare troppo delle persone che poi si credono di essere qualcosa che qualcosa non sono, ma devono essere parte di un movimento. Ecco, questo è l'unico difetto che sto vedendo in questo momento. Cioè, il paragone di turno che pensa di essere Gesù Cristo non è Gesù Cristo, ma è un componente del Movimento 5 Stelle. E si impazzisce. Si pensa invece di essere qualcosa di più e si fa il sommo partito. Ecco, dobbiamo evitare che altri facciano questo tipo di percorso se vogliamo che il movimento rimanga. Ma sai, sempre per sintetizzare e far comprendere chi ci segue da casa, ma quando tu dai quello spazio che è stato dato al movimento a un personaggio come Paragone, con tutto il... No, il problema non è dargli spazio, perché spazio è giusto che se lo prenda. No, il problema è l'intelligenza del singolo di capire dove stai. Però attenzione, quando gli dai quello spazio e sai che comunque il suo retroterra culturale... Per la separazione, per la Padania, ancora più di Salvini, perché Salvini ha capito che lì quella roba non gli portava niente, ha cambiato, ha preso in giro i cittadini del nord tutta la... Ma Paragone no, Paragone è rimasto convinto. Sì, ma io di non voglio giustificare niente a nessuno. Io dico soltanto una cosa: il movimento si è aperto,
si è comunque aperto a pezzi di società. Ora si chiama Paragone, ora si chiama non so come. Però diventa difficile metterli insieme. Questo diventa difficile. Dire... Il problema è che chi accetta di entrare nel movimento, e uno spera sempre che lo fa perché ha capito, ha fatto un superamento, perché tutti veniamo da una storia. Ma per chiarità. Ora, se entri nel movimento, penso, spero, che chi è entrato ha fatto quel passaggio mentale nel dire non posso essere legato alla mia idea, facciamo un percorso diverso. Che però se tu lo fai solo perché vuoi essere eletto, perché è il cavallo, il carro vincente del momento, e poi alla fine ecco che succede. Succede che entri, viene eletto, uno se pensa che rimane all'interno di un gruppo che la vede completamente diverso rispetto al tuo retaggio, cioè al tuo retaggio culturale o da dove vieni, ma la vedi diversa, ma non perché tu vieni dalla parte opposta di dove è il movimento, la vedi diversa perché da dove vieni la vedi diversa. Ma vabbè, vediamo è un attimo. Concetto di, io capisco, sarebbe da... L'ultima domanda su queste vicende nazionali, il terzo mandato, che c'è, perché secondo quale giornale leggi dice ma no, sembrerebbe che oramai è stato superato e si va al terzo mandato. Altri senti la dichiarazione di Casaleggio, dice no, dobbiamo rimanere alla regola antica. Dici tu che ne sai di più sicuramente. No, io non so, io quello che so è che la regola dei due mandati è ancora presente, quindi io so che la prossima volta non sarò candidato col Movimento 5 Stelle, sicuro, ma non sarò candidato in generale. Quindi per oggi, cioè per oggi, io oggi non ho differenti... Mm-hmm. C'era la regola della soppressione del terzo mandato, cioè il famoso mandato zero. Il famoso mandato zero, ma quello riguarda un'altra fattispecie, cioè il consigliere comunale o municipale che per due volte fa il consigliere comunale o municipale, allora a quel punto il primo mandato ti conta come il famoso mandato zero e quindi hai un terzo mandato da poter fare o a livello comunale se ti vuoi incaponire in quel livello oppure anche ad altri livelli. Questa oggi è l'unica eccezione che è presente all'interno delle regole del Movimento 5 Stelle per quanto riguarda con questa concezione, fammi capire bene, perché pure voi siete diventati... La Raggi, per esempio, non entra in questa... Ecco, non è allora, tanto, anche io la domanda. Tanto ormai arriviamo la Raggi è candidabile o no? No, con questa regola non è candidabile perché dalla regola dei due mandati si dice che i due mandati vanno fatti a livello di consigliere. Se uno dei due mandati è da sindaco o ancora, abbiamo per esempio i casi in regione, fai un mandato da consigliere comunale, poi diventi consigliere regionale, non ti si applica il mandato zero. Deve essere fatto, questo mandato zero si applica solo a chi ha fatto due mandati da consigliere comunale. Quindi se lei avesse fatto due mandati da consigliere comunale, poteva candidarsi per la terza volta, anche da sindaco. Alla prossima volta. Così non è, quindi insomma è una buona notizia che ci ha dato proprio. No, una buona notizia. Cioè, adesso la discussione... Il commento sulla buona notizia no, lo faccio io. Beh, logico. adesso c'è tutta la discussione appunto su se ricandidare i sindaci uscenti o no al di là del sonno. Questa è la vera discussione, ma ancora non c'è la decisione. Dove si batte lì il problema? Il problema è perché i sindaci no agli altri, perché i sindaci sì e gli altri no? Cioè che cambia? Ecco, lì si sta aprendo la discussione naturalmente. È una discussione ancora aperta. È una discussione che appunto, io non a caso ho fatto la domanda, perché è una discussione che nasce dall'esigenza di dire che ricandidiamo la Raggi all'Appendino a Torino. Sì, però il problema è che ho anche detto pubblicamente con un'intervista pure su Repubblica tempo addietro, non è che ogni volta ci si presenta la questione facciamo le deroghe. Pensiamo a una regola, pensiamola fatta bene, ma poi deve durare per sempre, non è che oggi c'ho l'Appendino o la Raggi e quindi devo ripensare al mandato. Domani mi scade Di Maio, che facciamo? O ricandidiamo, non ricandidiamo? O dico Di Maio, Carinello, per dirne uno, che più... ma posso di Taverna, posso di Porrello, posso di chi vi pare. E quindi mi scade il secondo mandato, allora siccome è Porrello, siccome è Di Maio, siccome è Taverna, ripensiamo la regola. Così diventiamo una barzelletta. Quindi anche nel caso di Di Maio, se si arriva al voto, lui non è candidabile. No, come non sono candidabile io, come non è candidabile l'80% di chi siede al Parlamento, come non è candidabile oggi 6 su 8 in Regione Lazio, del gruppo Movimento 5 Stelle. Quindi 6 ottavi non è ricandidabile, 80 centesimi percentuale del gruppo parlamentare non è ricandidabile. Queste sono le...
le regole che ho. Io mi rendo conto che sarà anche difficile però cambiare una regola di questo genere, perché molti degli elettori vostri hanno creduto, cioè, beh, forse la prossima volta ci posso stare io. Questo è un principio che io ho sviluppato così, nel senso, molti non vedono l'ora che ci troviamo di mezzo per il turno loro. Se io tolgo la regola dei due mandati e Porrello di turno si ricandida, la base che mi sta dietro e che non aspettava altro che Porrello se levava di mezzo per poter tutto. Prendere il posto di Porrello, te vota o non ti vota? Perché poi alla fine è questo il principio. Certo. È un po' brutto da dire, però è un punto da tenere sempre con attenzione, perché è indubbio che ci sta tanta gente che vuole fare un'esperienza come io ho avuto l'onore e la possibilità di fare. Se tolgo l'era del terzo mandato, chi aspira a fare questo tipo di esperienza? Permetterà al Porrello di turno di fare ancora un prima della pubblicità un ti faccio una domanda cattiva. Vai. Ma Porrello oggi, sinceramente, no, che sta a metà del secondo mandato. Sì, a metà tra pochi mesi. A metà del secondo mandato. Tu ti senti con la stessa capacità che ci avevi... No. A metà del primo mandato? Ma io ti dirò di più, cioè oggi il primo mandato è stato tutto un mandato di rodaggio. Se devo fare l'esperienza personale, che questo non significa che quindi devo essere ricandidato, ma se ti devo fare l'esperienza personale ti dico che questo secondo mandato, vissuto anche grazie a questa nuova posizione che abbiamo avuto, è un mandato che mi fa crescere al triplo della velocità del mandato precedente. Ora, questo non significa niente, per le istituzioni e per il governo delle istituzioni significa molto. Cioè uno una volta che si è imparato dice, senti, mo basta, stai a casa. Questa è una cosa che va affrontata, ma ripeto. Bene, ma... la pubblicità e poi al rientro parleremo dei problemi della Regione Lazio, delle cose fatte e non fatte. La pubblicità. Fatto un amico molto caro e vengo a trovarlo, Lattanzi, l'antica norcineria di Lattanzi. Peccato che a Bologna non c'era Lattanzi, però adesso che sono a Roma approfitto di Lattanzi, capisci? Tu che spesso da Lattanzi vai, quanti prodotti vende, lo sai? Quando ci torni nuovamente, guardali bene e tienili a mente. Antica norcineria di Lattanzi Franco e Figli, via Casilina, chilometro 21 e 600, laghetto di Montecompatri, telefono 06 94 76 055, www.antica-norcineria.com. MG 2007 Restauri Edili SRL. Ristrutturazione appartamenti, impianti idraulici ed elettrici, opere di pittura, manutenzione. Via Orazio 31 00 193 Roma. Telefono 338 26 88 132 oppure 338-6353-321 mg.2007@outlook.it. Allora, Presidente Porrello, la gestione della Covid-19 nella Regione Lazio, visto dai banchi dell'opposizione, come dire, quella attenta e guardinga. Quindi... Allora, partiamo da un dato di fatto, che la Regione Lazio, a confronto delle regioni del nord e paragonata alle regioni del sud, per fortuna ha vissuto un periodo difficile, ma non è stato un periodo
drammatico dal punto di vista dei contagi e dell'incidenza che la malattia poteva portare sul sistema sociosanitario regionale. Un sistema sanitario che comunque ha retto. Ti trovo, ci abbiamo una telefonata. Prego. Sì. Pronto? Buongiorno signori. Perdonatemi, io non volevo intervenire in quanto io onestamente sono un avversario dei 5 Stelle, però mi è sembrato doveroso intervenire per dire questo. Ingegner Porrello, lei è sicuramente un mio avversario politico, ma la stimo per la sua onestà. Onestà e chiarezza nel suo desiderio. Guardi, sinceramente, le dico la verità, lei mi entusiasma, grazie di esistere. Mi scusi, ma lo dico senza cose, sono un avversario del 5 Stelle, però a lei lo dovevo dire. Grazie, buongiorno. Grazie mille, sono molto gentile. Grazie a lei. Grazie, bravo, sì. Ma fa un piacere, insomma. Almeno... Se ci lascia il telefono, caffè pagato da Porrello. Assolutamente. Allora. Stavamo dicendo. Dicevamo appunto che. La gestione del Covid nel Lazio. Allora, che cosa è che abbiamo dovuto gestire forse in maniera più diretta e forse dobbiamo farlo anche con più celerità? Tutto quello che ha comportato il Covid-19, che non è solo da un punto di vista sanitario, ma che è stato un dramma sociale, imprenditoriale, economico. Quindi diciamo che se da una parte siamo stati fortunati, dall'altra soffriamo un pochettino, questo lockdown l'abbiamo sofferto e lo stiamo ancora soffrendo. Le provvidenze messe in piedi dalla Regione Lazio, no? Dai contributi alle aziende e così via. Siete soddisfatti? Perché se io sento molti cittadini dice no, abbiamo fatto la domanda, non ci hanno neanche risposto, non sono arrivati niente. Allora, guardate, lì c'è da dividere questi due aspetti. C'è un aspetto programmatorio, diciamolo così, e un aspetto poi pratico. Sull'aspetto programmatorio l'unica cosa che non abbiamo apprezzato da parte della Giunta non è stato tanto se hai messo 21 o 20. Purtroppo i soldi quelli sono. Ma quello che non abbiamo apprezzato è semplicemente il fatto di esserci sempre trovati davanti alle cose fatte. Cioè, dovevamo rimodulare il bilancio della Regione Lazio ed era chiaro davanti a un'emergenza così potente. Questa rimodulazione è avvenuta per cose già pensate e fatte che ci venivano naturalmente non sbagliate. Attenzione, io non dico che sono sbagliate, dico che erano però troppo ingessate, dove il nostro intervento o le nostre idee che avevamo che volevamo mettere in campo erano tarpate dal fatto che il bilancio libero si muoveva rispetto ad alcune giuste anche idee che venivano dalla Giunta. Cioè, la sensazione che avevamo, che ci veniva dai territori, che erano realtà, certo che sensazioni, sofferenze vere, non hanno trovato il pieno accoglimento nelle politiche regionali perché le politiche regionali erano già state ingessate rispetto ad alcuni canali che quindi c'è stata una... rispondevano in parte a quello che il territorio chiedeva. Ecco, questo è un po' una scarsa partecipazione decisionale da parte del Consiglio? Beh, diciamo che esatto, il Consiglio comunque ha sempre potuto dire la sua, diciamo così, attraverso le commissioni convocate in maniera virtuale. Quindi in maniera online ci vedevamo anche, devo dire, con tempi molto più ampi rispetto alle commissioni che si facevano in presenza. Quindi quando noi ci vedevamo in presenza la commissione durava un'ora, due. Invece lì col fatto che era si è partecipato di più, le commissioni duravano anche un tempo importante. E questo è stato anche fonte di dibattito, di allineamento fra Giunta e Consiglio, di scambio di idee, ma su quello che già ci veniva presentato. Faccio un esempio su tutti. I pendolari hanno sofferto, l'aver pagato un abbonamento annuale a Cotral, ATAC e Ferrovie dello Stato e non hanno usufruito di questo abbonamento. Che cosa noi avevamo proposto? Attivando una linea del bilancio regionale, quindi 4 milioni di euro, non erano talmente neanche tanti, 4 milioni di euro, da spostare all'interno del bilancio regionale, da misura di incentivare il trasporto pubblico attraverso
incentivare insomma gli abbonamenti del trasporto pubblico che erano ormai finiti, cioè chi ha usufruito e l'emergenza comunque non permetteva più di spostare una certa quantità di denaro, mi ricordo 4 milioni ma posso essere sbagliato, posso essere anche 1 milione, 100 lire, su questo che era un provvedimento che il cittadino ci chiedeva, cioè il lavoratore che non andava al lavoro, lo studente che non poteva più andare all'università. Il rimborso del periodo che... Esatto, non... uno, due mesi, un ristoro della quota parte, sotto forma, e noi proprio parlavamo addirittura sotto forma di un voucher, quindi non è che ti davo 50 euro, tieni 50. Allungavo la validità, per esempio... O allungavo la validità, o ti davo un voucher per il prossimo abbonamento che tu facevi. Quindi comunque i soldi rimanevano all'interno del circuito del trasporto. Non c'era locale. Uscita comunque di quattrini, no, fatto. Diciamo, esattamente, diciamo che c'era una... C'era una forse una minore entrata, perché... C'era una minore entrata, c'era una... Non impattavamo nemmeno sulle società, perché all'inizio lo dicevamo, Cotral faccia... Allora Cotral diceva, ma scusa, io le corse le faccio, perché ci devo rimettere? Cotral è una società partecipata al 100%, ma è una società per azioni, cioè ha altre regole da rispettare, così come deve rispettare Trenitalia, così come deve rispettare ATAC. E allora, piuttosto che mettere in mezzo le società, abbiamo detto mettiamoci in mezzo noi, interponiamoci fra la società e il cittadino. Siamo noi i garanti, siamo di noi questa, garanti di questo con questo vuoto, fondo, certo. Ma un fondo pensato per rimanere all'interno della finalità di quei soldi che erano all'interno del trasporto pubblico locale. Ecco, questa è stata una misura che non è stata possibile fare e che la Giunta ha sempre giustificato come un'aperta interlocuzione che c'era con il governo, che probabilmente ci dava qualche quadrino in più, fa anche forse per fare questo tipo di una sorta di fondo nazionale, ecco, per il trasporto. Allora noi dicevamo invece agisci subito, se arrivano i fondi vai a parziale copertura di quello che tu hai anticipato, mettiamolo come un'anticipazione di cassa, facciamo qualche, cioè capite, allora dal territorio ci arrivava un'esigenza, il governo regionale aspettava altre combinazioni economiche, fatto sta che questi ancora non hanno visto una lira. Ecco, questo è semplicemente quello che noi proponevamo. Senti, però la vicenda del virus ci ha fatto anche comprendere alcune cose sul funzionamento del nostro sistema sanitario. Sicuramente. No? E spesso in questa trasmissione, oramai da quando insomma tutto questo è accaduto, la domanda che pongo alle forze politiche è questo. Già prima del Covid c'era la necessità di rimettere mani al sistema sanitario. Cioè, ha 41 anni, si avvicina un po', come dire, agli anni degli ANTA, quindi va riconsiderato, rivisto, ringiovanito, riadattato, nuove domande che nascono da un'attenzione di vita molto più lunga, no? E tutte queste belle cose ci dicono che c'è bisogno di rimetterci le mani, anche come configurare meglio la presenza del sistema sanitario privato, come arricchire il sistema sanitario territoriale e via dicendo. Ecco, cosa vi ha insegnato a voi come movimento e cosa quindi rispetto a questo intendete proporre alla maggioranza per aggiornare, migliorare e modificare questo nostro sistema? Allora, noi abbiamo capito, cioè questa è una cosa che in realtà il Covid più che ci ha fatto capire, ci ha confermato. Nel senso che quello che ci ha confermato è che oggi, e questo già l'ho detto forse una volta pure in questa trasmissione, la sanità ospedalocentrica è finita. Cioè, la sanità dove tutto si risolve mandando in ospedale è una sanità che non vince, è una sanità che non risponde neanche più alle esigenze del cittadino. Oggi il cittadino ha tante esigenze che se vengono convogliate all'interno del percorso sanitario o ospedaliero, intasano semplicemente tutta quella che è un'attività che l'ospedale deve fare e che non è sicuramente il territorio. Prego. Telefonata e poi prosegue. Ah, no, pensavo oramai conosci anche i gesti. Pronto? Diciamo, ormai sono... Ah, ma se lo sa, buongiorno. Buongiorno. Ah, ma se lo sa, io oramai ho 80 anni e le preoccupazioni sono tante, ma non è che questa nostra Italia va venduta pezzo per pezzo, l'Alta Italia, il centro e il sud, perché da come si parla qua pare noi abbiamo un deficit di miliardi
dei tanti milioni di euro come deficit. Mo prendiamo altri 25.000 euro che una parte vanno pagati. E queste sono le cose che interessa al cittadino. Scusa, a noi ci interessa questo, caro Massimo Rosato. Ma che fine faremo con tutti questi soldi che prendiamo di prestito? Che se vendiamo pure il Colosseo, se vendiamo... non lo so, Franco, io. Scusami, l'Italia prende dei soldi dall'Europa. Siccome si capisce una parte male... va data e una parte no. Allora, però ma ascolti un attimo. Cioè, fai riferimento ai prestiti, a quale prestiti? A quelli che ci dovrebbero lì dall'Europa? Esatto. Allora abbiamo capito. Cioè 209 miliardi? Abbiamo capito, quindi tu non sei d'accordo a prendersi i prestiti? Ma non sono molto d'accordo, se già siamo pieni dei buffi, prendiamo altri buffi sopra buffi, con tutti i soldi che devo dall'estero, ma non si è visto. Va bene. Qui bisogna stringere le maniche noi altri in Italia, perché sennò qua siete morendo pure gli italiani. Faremo la fine della Corsica, che l'Italia l'ha ceduta perché abbiamo perso e abbiamo dato la Francia. E così succederà in Italia, signori miei. C'erano troppi soldi in giro. Pensa che di cui per un anno dare. Soltanto abbiamo venduto la Corsica alla Francia e c'è nato Napoleone l'anno successivo. Esatto. E per cui per un povero è Napoleone successo. Non è diventato italiano. Si sta spaccando tutto. E qui bisogna parlare è chiarissimo di quello che bisogna dire. Fare per far reggere l'Italia ancora con è la chiaro, bandiera è chiaro, italiana. Perché se dobbiamo cambiare bandiera, ti assicuro che cambieremo bandiera. È chiaro, ti rispondiamo dopo però, finiamo questo discorso. Sulla... è importante questo, ma sì, parliamo guarda, del sociale, dimmi, che quello Franco, che ci fanno questi soldi, attimo, se vi è qualcosa del sociale, dai, non prende l'abbrivio, non si ferma. Se non caccia la lira, lunedì parleremo solo di questa cosa qua, guarda. La regione Lazio. Allora, ascolta, lunedì parleremo soltanto di questa decisione europea, che secondo me è stata una cosa stratosferica per l'Italia, lunedì ne parleremo soltanto di questo. Ti dico solo un piccolo dato rispetto alle tue preoccupazioni, che 80 miliardi di tutto quel pacchetto sono a fondo perduto. 71,4. Appunto. Vabbè, ma ritorniamo un attimo alla sanità. Quindi vi siete posti... Speriamo che gli 80 miliardi il diano per il sociale, e facciano caso. Allora, case, Franco, il sociale sai che con che lo facciamo? Con la raccolta dei funghi, non con i soldi. No, lo so. Si fa con i soldi e con gli investimenti. Come il tempo di guerra, grazie. Non si fa quei chiacchiere soltanto nel dichiarare il sociale. Poi servono i soldi, il sostentamento, le scelte strategiche economiche di un paese che mette in moto anche le risposte del sociale. Non si fanno con le chiacchiere. Comunque, l'ho detto, lunedì parleremo solo di questo. Ritorniamo un attimo alla sanità. No, dicevo che quindi la sanità va rivista sicuramente. In che modo? Purtroppo però diciamo sempre le stesse cose. Un po' mi dispiace perché se devono servire... Però anche... il Covid dovrebbe rappresentare la svolta. No, mi dispiace dentro le istituzioni, no, mi dispiace parlare. Cioè certo, ti dico, però forse questa è la svolta buona per poterlo fare, no? Speriamo, sì. Io credo che questo sia il momento ideale. Il momento ideale che veniamo da una esperienza tragica che ci deve portare a prendere immediate decisioni, tra l'altro decisioni che questa volta vengono rilasciate tutte al Consiglio regionale, perché se non c'è stato l'ennesimo falso annuncio, ieri siamo riusciti dal commissariamento, questa volta forse in maniera definitiva. Ah, diciamo sì, ho dimenticato così. Di dirlo, è verissimo. Esattamente, cioè. Quindi se non è l'ennesimo uscita del commissariamento, stavolta siamo usciti dal commissariamento. Ci sono dichiarazioni anche dei consiglieri regionali di maggioranza che... pure l'altra volta, guarda... Che hanno annunciato, vabbè, però... Ma no, insomma, ma adesso è un po' la cifra che era rimasta era talmente ridicola. Sì, adesso è più una battuta, però... Visto che l'abbiamo detto 4-5, è stato detto 4-5 volte. Tanto per far capire, c'è un'autonomia di adesso decisione... Adesso c'è anche un'autonomia di spesa, oltre e che... di spesa, esatto. Che fino a qualche giorno fa comunque non c'era. Ora abbiamo tutte le carte in regola per poter sterzare, diciamo così, nella giusta direzione la sanità. Abbiamo un'esperienza, abbiamo anche una, come dire, abbiamo toccato con mano le difficoltà del sistema, abbiamo delle convinzioni che la sanità pubblica, meno privato, non può essere ospedaliocentrica, deve essere più territoriale. Quindi abbiamo anche delle... almeno noi abbiamo avuto questo tipo di convinzioni ancora di più, quindi abbiamo Lazio oggi ha le carte in regola per poter migliorare la sanità nella nostra regione.
Ora io spero che non venga buttata alle ortiche questa possibilità e che si cominciano anche a rivedere alcuni concetti che fino ad oggi sono stati concetti che hanno portato a questo tipo di sanità. Nel senso, primo su tutti, oltre che ospedalocentrica, è romanocentrica questa sanità. Certo. Nel senso che le eccellenze, che è giusto che siano nei grandi policlinici, ma non è detto che i grandi policlinici siano tutti a Roma. Capito dove voglio arrivare? Cioè, nel senso, il grande policlinico deve avere le grandi specialità, ma il grande policlinico non deve stare per forza a Roma. Allora, se Però io c'è, riesco. a questo proposito, il politico di Castelli è un po' una mini risposta rispetto a questo, no? Benissimo, questa è una prima mini risposta, ma la vera risposta sarà Però servirà per quando esempio il policlinico del Golfo? servirà, per esempio, quando cominceremo a pensare a qualche. Zona Gaeta per Ma non lo comprenderci, so dove, ma nel senso, quando cominceremo a pensare che i territori più lontani, la provincia di Viterbo, la provincia di Latina, Frosinone, che sono territori periferici rispetto a Roma, possano avere dei centri, per esempio anche lì, di eccellenza, che le eccellenze si spostino, non vuol dire sparpagliare, significa, oggi si ragiona molto per hub e spoke, cioè il centro principale e le sue diramazioni sul territorio. Tutti gli hub stanno a Roma, gli spoke stanno in giro per la regione. Qualche hub può essere pensato all'esterno della città di Roma, fuori, in un nuovo, per dare anche sicurezza a quei cittadini che abitano quei territori, perché questa è la verità. Cioè, perché tutti reclamano un ospedale, reclamano posti letto, reclamano una sanità, un Però ospedale nella non propria più quella città? concezione dell'ospedale ogni campanile, No, no? ma quello non regge più, perché non regge in termini economici, non regge in termini di Neanche posti di sicurezza letto, del ma non paziente. regge, esattamente, ma soprattutto quando si facevano tanti ospedali e si partoriva, faccio l'operazione del ginocchio, una a te, due lo faccio io. Anche l'esperienza del personale medico è ridotta. Meglio farne quattro, tutto lo stesso che Certo, uno per con le uno. altre Però specializzazioni. la specializzazione non è detto che deve essere soltanto in un punto. Può essere anche, si può fare il polo della lab della ortopedia, adesso dico, in una zona diversa da Roma. Ecco, questo è E in tutto l'importante. questo, case della salute e medici di Ho famiglia Casa della Salute e medici dovrebbero della famiglia rappresentare un elemento essenziale. dovrebbero anche cambiare Ho usato il condizionale, sì, infatti. dovrebbero anche cambiare la loro genesi. Cioè, la Casa della Salute, che era stata pensata per risolvere, più che risolvere la sanità territoriale, per risolvere il problema di un ospedale o un campanile. Perché così? Perché quando io vado ad aprire una Casa della Salute che non riesce manco, neanche i punti ti mettono nella Casa della Salute, perché se devono mettere i punti ti impaccano e ti mandano via. Allora non è più un punto che aiuta gli ospedali a non essere intasati da gente con i punti oppure da persone che devono fare un percorso di Di terapia, cura, di recupero, esatto, di cioè. recupero diagnostico a lungo termine, o che devono verificare la loro cronicità, che le devo spostare là. Ma diventano semplicemente una risposta a quel territorio per dire: sì, non c'è l'ospedale, ma vedi che t'ho fatto, t'ho aperto una cosa che non serve a niente. Perché oggi questo è. Allora, o si ripensano anche le case della salute e si accostano ai medici di medicina generale. Cioè, anche i medici di medicina generale devono essere cambiati, secondo me, nel loro aspetto. Devono essere più pensati come altre case della salute, nel senso devono fare sistema fra di loro affinché sia un punto riconoscibile. Non è possibile che se io oggi ho un medico. Questa è la chiamata. Prego. Pronto? Pronto, buongiorno a lei e al suo ospite. Posso Buongiorno. parlare? Prego, Buongiorno. prego. No, io volevo dire, vedo che sta parlando, volevo dire No, no, solamente prego. due cose semplicissime. Il primo è che quando quel signore parla del sociale forse non ha capito nulla di questa situazione politica. Ringrazio vivamente, con grande entusiasmo, il contributo dell'Europa. Dell'Europa è di 80 miliardi dati a fondo perduto, forse non si spiegano, non viene spiegato molto bene. Io le voglio dire solamente, io non è che sono 20 anni, io ho la bellezza di 88 anni, ho vissuto tutte le vicissitudini politiche. Le voglio dire solamente due cose. Quel signor che si chiama Calenda, che è tanto intelligente, che fa le pulce all'Europa, invece di essere felici e contenti di aver dato 80 miliardi a fondo perduto, e questi servono veramente per sollevare il problema economico italiano e per risolvere i problemi sociali.
gli altri che dicono certe cose, e mi auguro che questo sconfigga definitivamente quelli che la pensano come Salvini, che ha detto che è una truffa, l'imbecillità è nel mondo intero. Un'altra cosa volevo dire per quanto riguarda la città di Roma, che dovrebbero, è vero che è divisa in vari settori di appalto per l'immondizia, non le voglio spiegare dove ci sono alcuni settori che ci hanno diviso il comune, ad esempio zona Sette Cammini, Case Russe, San Basilio, eccetera. Non riesco a capire come sono questi appalti. Un'altra cosa, perché il sindaco di Roma, la signora Raggi, non prende un'autobotte e disinfetta le strade? Non costa mica niente un'autobotte, sai che quel che prodotto ci vuole? È un prodotto che dispone alla zucchetta, che uccide tutti gli striscianti, formiche, ratti, eccetera, e disinfetta le strade. Non ci vuole una somma enorme. E l'intervento pure nelle scuole, come a Sette Cammini c'è pieno di immondizia, di erbacce, di canne, ma perché non si interviene? Sono cose semplici, con stanziamenti di piccole somme, perché non intervenire invece di far chiacchierare la destra becera che fa confusione sul problema dello stanziamento europeo? Grazie, con molta felicità, grazie, all'Europa, grazie, che è stata sconfitta, la destra più becera di questo paese. Grazie. Va bene. L'ho detto, lunedì faremo una trasmissione proprio dedicata ai risultati dell'Europa. E quindi ritorniamo un attimo sul Lazio, e quindi questi sono i cambiamenti profondi, con un cambiamento profondo anche del ruolo del medico di famiglia, dicevamo, no? Credo proprio di sì, credo che il medico di famiglia debba essere più un'istituzione sul territorio che una persona associata. Con un legame con l'ospedale anche. Certo, ma poi tutto deve far rete, è chiaro, no? Deve fare rete proprio. Esattamente, ma oggi il medico di famiglia dovrebbe essere più visto come un'istituzione sul territorio, al pari della casa salute, cioè facciamo la casa salute, questi, come si dice, non i consorzi dei medici di famiglia, come si dice quando si mettono... Gli studi associati, perché deve essere visto come un altro presidio sanitario sul territorio. E io... Aperto fino al sabato e domenica. Certo. E io, che ho il mio medico, perché vado, ognuno di noi c'è un medico, non devo più trovare risposta... Non vado al pronto soccorso, vado... Esatto, ma devo trovare risposta da questo, dal mio medico o dal medico che è di turno in quel momento. E quindi non può... Cioè, è vero che poi il medico ti conosce, ti porta avanti, quello che è, però una risposta immediata non può essere... al solito banale esempio, se c'ho un mal di pancia e non... Esattamente, cioè io non immagino al pronto soccorso, alla grandissima, esattamente, proprio immaginario proprio, che al pronto soccorso ci arrivino le ambulanze, le persone che hanno avuto un grave incidente casalingo, per esempio, che se io mi sono tagliato il dito, due punti al dito, mi vado allo studio associato. Io abbia la consapevolezza di poterci andare e di trovarlo. Esattamente, è un'altra cosa che manca, è che se io ho un problema mi devo buttare nell'ospedale. Invece c'è dove la consapevolezza che il territorio sono presenti strutture che possono assolvere a mie esigenze base. C'è un altro aspetto che io spesso porto per esempio, anche perché è venuto qui un paio di volte ultimamente un caro amico che è il professor Magaroni, che si occupa di chirurgia oncologica, e soprattutto quella relativa al tumore al colon retto e così via. Io andai a trovare con una serie di motivi quando lui era primario ad Avellino, e lo trovai la sera alle 11, che stava ancora al telefono, a chiamare i medici di famiglia, a invitarli a venire a un convegno due giorni dopo, perché lui le voleva spiegare a tutti questi colleghi come si potevano verificare e avere in anticipo i primi sintomi del tumore al colon retto, con un risultato che il paziente avrebbe sofferto di meno, il sistema sanitario avrebbe speso di meno, tutto avrebbe funzionato più velocemente, ma i medici sul territorio, quindi i medici di famiglia, devono essere informati di tutta questa situazione, no? Tipico esempio di quello che dovrebbe essere anche il collegamento, no? Tra medici di famiglia, sì, esatto, e medici ospedalieri, i grandi luminari che operano, i grandi professori che stanno all'interno dei policlinici, cioè quelli sono strumenti che dobbiamo usare, cioè dobbiamo far crescere tutta,
Ma ripeto, è un sistema, o si fa rete oppure ognuno rimane sempre per conto suo, io ci capisco più di te, tu ci capisci meno di me, e finisce sempre poi una lotta fra poveri, insomma, Senti, ecco. fra le altre cose, adesso saltiamo dal Da problema palo della in salute a frasco. quelli economici, no? Perché la regione può rappresentare, in alcuni, qualche anno fa addirittura Roma e la regione Lazio rappresentavano la locomotiva del PIL italiano, no? Quindi forse farla ritornare a quel tempo non sarebbe male. Ma oggi siamo la seconda regione per PIL. No. Siamo la seconda, quindi C'è vabbè. Lombardia, Lazio. Vediamo di diventare la prima un'altra volta, allora. Ma dentro questo c'è un problema anche di infrastrutture. E so che questa è una domanda che non piacerà molto a No. Porrello, no? Che è quella di mettere in piedi tutta una serie di appalti che portano finalmente alle grandi viabilità. È stato qui, un mesetto fa, presidente della Commissione Trasporti Patanè. Sì, sono E diceva che, e poi, tra l'altro, quello che diceva Patanè viene riproposto, sembrerebbe anche dalla ministra dei lavori pubblici, come opere che saranno finanziate con i quattrini che Franco non vorrebbe, no? E sono la Orte sì, Civitavecchia, porta il vecchia. tratto quindi del Monte Romano corridoio Civitavecchia. tirrenico. Adriatico. No, quello settentrionale, quello che viene da Sì, nord, che che si l'ultimo tratto si congiunge congiunge. con la Civitavecchia Esattamente, che praticamente. poi arriva a Orte, Viterbo, Civitavecchia. Esattamente. E Sì. poi quella che sicuramente so che a te non piace, che è Roma Latina. A Roma Latina. la Roma Latina, e insieme alla Roma La Latina però cisterna la Valmontone cisterna e Valmontone. il raccordo Tor De Cenci, Esattamente. quello che collega la 12. Ha superato. Quindi, Allora, rispetto a qui c'è da questo, fare, dice, i direi. soldi ci stanno, si può partire, sono una risposta. E insieme a questo, però, anche dare qualche cosa che dia uno stimolo maggiore, per esempio, anche la chiusura Dell'anello ferroviario, per dell'anello esempio. ferroviario per Roma e via via dicendo. Rispetto a queste cose qui, 5 Stelle che ci racconta? Allora, che cosa vi racconto? Allora, partiamo da queste opere che abbiamo menzionato. Allora, quando si parla di ferro siamo sempre d'accordo, nel senso che la chiusura dell'anello ferroviario, piuttosto che i raddoppi delle grandi direttrici periferia Roma, il raddoppio dei binari, parlo, quindi il raddoppio ferroviario, sono sempre opere che E anche secondo la C, scusa, c'era dentro questo me, la metro C, pacchetto. ecco, metro C che aiuta la mobilità non di superficie, quindi comunque una mobilità diversa, più sostenibile, meno impattante. Quindi diciamo, queste sono opere che secondo me vanno pensate, vanno progettate, perché sono grandi opere che muovono masse, diciamo così, a impatto basso, perché è questa la necessità. Quindi il raddoppio della Roma Nettuno, della Roma Velletri, della Roma Frascati, insomma tutte le grandi direttrici che portano verso Roma, che oggi sono a binario singolo e che non La soddisfano Roma Velletri c'ha il le esigenze. problema che sembra quasi impossibile fare il doppio Beh, binario. ci sono dei sistemi nuovi. Ora io parlo di raddoppio ferroviario, che non significa Mi per fido forza, dell'ingegnere allora. non significa sempre fare due binari. Dove è possibile si può fare il doppio binario. Altrimenti oggi ci sono degli accorgimenti tecnologici che aiutano una più veloce movimentazione dei treni, quindi un aumento sostanzialmente delle tracce orarie sul ramo. Quindi su quello noi anzi spingiamo affinché avvengano certe cose. Di questo tipo qui, sulla Civitavecchia Orte, anche sulla Civitavecchia Orte siamo concordi nel fatto di Beh, dire che poi va ormai sta in una completata. fase abbastanza avanzata, no? Ecco, poco tempo fa la Corte europea però ha sollevato, diciamo così, incalzata dal TAR Lazio, che ha ricevuto un ricorso sull'argomento, sul tipo di tracciato. Ora, noi non siamo contrari a completare quell'arteria stradale che comunque collega un'attività importante come il porto di Civitavecchia, che può diventare sbocco veloce, perché oggi è uno sbocco lento, quindi non utilizzato, Mi per tutta parla un. Civita Vecchiese, vedi, E adesso parla, interessato. cioè ogni, come vuole, parla l'ingegnere, parla Civitavecchiese, ogni volta parla secondo. No, e uno sbocco sul porto. Oggi
tutta la parte retroportuale interna al Porto Cinere, che non viene quindi utilizzata. Quindi un'autostrada che porta verso est tutte le merci, no? Il completamento della Roma Civita, della Civitavecchia. Che oggi il Porto Cinere, scusa, perché sì, così capiamo meglio, è essenzialmente un porto turistico. Allora, oggi ha prevalente vocazione, sì, esattamente, croceristico. Tant'è quando che invece potrebbe diventare anche punto di riferimento per i container. No, esattamente, cioè oggi il Porto Cinere è il secondo porto nel Mediterraneo, certo, per il croceristico. Ed è a classifica quasi finita per quanto riguarda invece le merci. Tant'è che si interrompe il turismo, si interrompono le crociere e il Porto Civitavecchia va a picco, perché è monocultura, si direbbe, no? Monouso. Esattamente, viene usato. Ma il retroporto Civitavecchia da Roma in poi, Roma, tutto il mercato di Fondi, tutto il mercato di Guidonia, dovrebbe utilizzare il polo di Civitavecchia come punto d'arrivo o di partenza delle merci. Invece no. Mm-hmm. C'è tutto il mercato di Roma che è potenzialmente enorme per l'arrivo di container, quindi di merci, a breve distanza. Invece no. Perché questo? Per tanti motivi. Quelle che vengono chiamate le cosiddette vie del mare, no? Le vie del mare. Cioè Civitavecchia è il terminale di una via del mare, certo, che però non viene usata. Viene usata più Napoli o Livorno. Cioè ci facciamo fregare, tra virgolette, le merci da Napoli a Livorno, perché la movimentazione di questa merce costa meno, pensate, lontano da Roma che vicino a Roma. Questa è una cosa che non può più accadere. Il nodo ferroviario all'interno del porto, quindi agganciare ferroviariamente, quindi con binari, il porto Civitavecchia, e agganciare il porto Civitavecchia a quella che è la trasversale che va verso est. Che va verso est, quindi collegherebbe addirittura l'Adriatico col Tirreno, certo, e si innesterebbe sulla trasversale della 1 sostanzialmente, della 1, sì, perché a Orte c'è l'uscita Firenze, Roma Milano, a Orte c'è l'uscita per la 1, quindi tu innesti sostanzialmente il Porto Civitavecchia sulla trasversale est-ovest, sì, e sulla nord-sud. Quindi è un'opera. Ora, che cosa che le diciamo? È che la Corte Europea ha dato ragione. Non può essere quel tracciato individuato da ANAS, che ha visto un parere contrario anche del Ministero dell'Ambiente a completare il tracciato. Ci sono state fatte altre ipotesi progettuali? Usiamo le altre ipotesi progettuali. Forse sono un po' più costose, ma la Corte Europea dice che neanche la pubblica utilità può superare l'impatto dell'opera sull'ambiente. Allora, cioè da mettere, diciamo che quella già è una fase. Però lì è una fase già avanzata, cioè al di là del percorso siamo convinti che va chiusa. Dove non siamo convinti che va chiusa? Sulla Roma Latina. Ma perché non va chiusa quel tipo, in quel modo? Perché la Roma Latina è chiusa in quel modo, è semplicemente un cambiare lo status a un qualcosa che non funziona. La Roma Latina, allora, che la pontina va messa in sicurezza, siamo d'accordo? Sì. Perché è una strada pericolosa. È una cosa sacra, credo, lo ricordo, che credo sia la strada insieme alla Romea più pericolosa d'Italia. Più pericolosa d'Italia, esattamente. Che tra l'altro il tratto pericoloso è quello da Latina in poi, non da Latina a Roma. Anche se è pericolosa pure quella, pure e io quella, l'ho fatto per 3 anni. Nei curvoni di Civitavecchia, di Pomezia. E io lavoravo ad Aprilia, tutti i giorni facevo Aprilia, Civitavecchia. Quindi quella strada l'ho fatta per 3 anni e me la ricordo bene. È una strada molto pericolosa. Ecco, noi che cosa diciamo? Dobbiamo mettere in sicurezza quell'arteria? Sì. Dobbiamo collegare la 1 con questo versante? Quindi sì. La Valmontone. Ma ci sta la Valmontone? Vediamo come si può fare. Vediamo di tracciare sul vecchio percorso, vediamo che cosa si può fare. Ma sulla Roma Latina dobbiamo fare la ferrovia, la ferrovia, perché le grandi masse di persone che si spostano giornalmente dal sud della provincia o nella provincia di Latina verso Roma. Quindi una sorta di metropolitana. Ma quella che noi chiamiamo metropolitana leggera, metropolitana veloce, ampliamo il binario della Roma Nettuno e portiamolo. Cioè non lo so quale possa essere. Ma io sono sicuro di una cosa: se io faccio un'autostrada lì, non faccio nient'altro che cambiare lo status da strada provinciale o regionale ad autostrada a un ingorgo, perché rimarrà l'ingorgo. O però sembra che abbiano risolto anche il problema che uno dei quesiti era l'accesso su Roma, no? Sì. L'aggancio a Castel Romano verso la Roma Civitavecchia. Sì, poi che va sul raccordo e poi subito per la Roma Civitavecchia. Che lì avevano fatto un'altra bretella, avevano fatto una bretella che addirittura passava dentro la tenuta del presidente, sì, che è la famosa Tor De Cenci, sì, no? Esatto. Quindi è la bretella che collegherebbe direttamente la A12 che viene dalla, esattamente, dal corridoio tirrenico, esatto, settentrionale fino con la bretella
quindi non passi più dal raccordo ma passi esternamente e lo colleghi con la, col restante tratto di Tirrenica meridionale, diciamo così. Su questo è la posizione vostra invece è completamente... Ma sapete perché ci abbiamo dei dubbi? Perché il grosso del traffico non cammina da Latina verso Civitavecchia, ma cammina da Latina a Roma. Poi c'è una marginalità che va verso, diciamo così, Civitavecchia, quindi prosegue per la Tirrenica Nord. Ma se io facessi un completamento, se io collegassi la 1 con questa parte di Versante, quindi il traffico che procede verso nord, fare la cisterna Valmontone, vedere di come fare la cisterna Valmontone, vedere come e quindi fare scaricherebbe una parte del traffico del verso nord, verso l'autostrada, quella la Roma-Napoli, la 1 esattamente, la scarico su quella trasversale che comunque è già fatta, che non entrerebbe più dentro Roma, quindi puoi dire quel tipo di traffico non entra più a Roma, e quel che il traffico che continua ad entrare dentro Roma, che entrerà sempre e che è il grosso e che crea l'ingorgo giornaliero, di farlo spostare su un altro movimento, su un altro tipo di movimento. Perché se io faccio una strada più grande, non faccio nient'altro che accogliere più auto che si fanno imbuto. Adesso dico una sciocchezza dal punto di vista dell'ingegneria del territorio. Ma quindi voi dite, se ci fosse una metro B3 che dall'Eur arriva in un grande, come posso dire, parcheggio di scambio a ridosso di Cisterna, Latina, Cisterna, Aprilia, diciamo, insomma in quell'area lì sotto, sono sicuro che la nagnina... E questo va tutto a cielo aperto, tra l'altro. Sì, è una metropolitana già, quindi avverrebbe per minor costi anche a cielo aperto, sì. Cioè sarebbe, per fare un esempio forse più noti, sarebbe la nagnina di Latina. Cioè la nagnina che cos'è oggi? È il punto dove confluiscono autobus e la maggior parte di autobus, i treni, cioè da Nagnina parte tutto il sistema che ti porta verso Roma. Ora pure quello sarebbe da rivedere un attimino, da farlo rifunzionare, per carità. Però se io creassi una Nagnina, quindi un punto di scambio a Latina, Cisterna, Aprilia, non lo so, a Latina, su ferro, io creerei semplicemente all'entrata a Roma di grandi quantità di gente, perché un treno trasporta più di una macchina, certo, ingorga meno, tanta gente con poco... Con poco. Senti, abbiamo incidenza. Due minuti appena, e io volevo rispondere in qualche maniera. Sì, hai 209 milioni. A Franco, no? Sì. Ecco, sul sociale, la regione, quindi quanto potrà fare nel momento in cui c'è una condizione così agevole come quella che abbiamo detto? Ma guarda, il sociale è appannaggio della regione, questo è chiaro. Certo. E il sistema sociosanitario dovrebbe beneficiare anche della riforma sanitaria. Però sul sociale sono tanti. Sul sociale ci sono tanti. Ora, penso all'edilizia pubblica, penso all'aiuto alle persone più disagiate. C'è da permettere, da stanziare più fondi per permettere, per esempio, l'IEX articolo 26, piuttosto che il trasporto delle persone disabili, piuttosto che permettere la. Qualche RSA pubblica di più, per esempio? Per esempio, qualche RSA pubblica. Oppure prendere i vecchi ospedali e farli diventare RSA pubbliche, perché non si capisce perché. Io dico una cosa, ma se il privato apre un RSA vuol dire che ci guadagna, certo. Perché se no il privato beneficenza non l'ho mai visto. Ma certo, giustamente, certo. Allora perché non facciamo qualcosa di pubblico con le nostre ex strutture? Io ho avuto il piacere di avere qui il professor Martelli. Come no? L'abbiamo visto poco tempo fa. E siccome io lo punzecchiavo sul fatto che in una televisione nazionale la Palombelli aveva detto si riapre il Fornalini, cioè io l'ho chiamato e ho detto ma che si riapre il Fornalini, vieni ce lo spieghi in trasmissione, e lui ha detto ma che caso, non ha detto così, anche se lui insomma è uno portato molto all'eloquio facile, cioè riapriamo la chirurgia toracica al Fornalini, cioè, non esiste una cosa, cioè, oramai sta dentro al San Camillo. Il problema, per esempio, nel Fornalini facciamoci una bella grande RSA pubblica di circa 200 posti letto. Potrebbe essere un'idea. No? Ma nelle memorie, famose memorie di giunta, c'era anche un progetto che era il social house, che non ci piaceva, meglio un RSA pubblico. Bene, allora io ringrazio molto Borrello, tanto ci rivedremo sicuramente alla ripresa e vediamo a che punto siamo. Volentieri. Anche con quei soldi che Franco non vuole, va bene? Grazie. Benissimo. A tutti, con voi ci vediamo lunedì.
Questo programma è stato presentato da Antica Norcineria di Lattanzi Franco e Figli.